Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni sul territorio. Oggi siamo ospiti di Franco Roccon, presidente provinciale di Usarci, l'associazione che rappresenta gli agenti di commercio. Buongiorno e grazie per averci ospitato. Grazie a voi per la presenza. Qual è la situazione della vostra associazione? Magari è il caso di fare una panoramica, perché insomma è un tema che magari non è masticato da tutti. Parlerei inizialmente di una panoramica a livello nazionale, poi magari entrerei anche nel dettaglio della nostra provincia. Certamente. Allora, la panoramica degli agenti di commercio in questi anni è un numero a calare sostanzialmente, un po' dettato dalle condizioni, anche il Covid stesso ha macinato, ha lasciato a casa, diciamo, diversi agenti. Sono circa 235.000 gli agenti presenti in Italia, con una divisione territoriale importante: 57% nel nord e 42% al sud. Le tipologie di interventi sono moltissimo sul manifatturiero, quindi la produzione di macchinari piuttosto che di attività legate alla siderurgia sostanzialmente, ma nel nostro contesto, nella nostra provincia, sono circa 700 gli agenti operativi, ci sono diversi in quiescenza, ma gli operativi, diciamo, sono circa 700. I settori interessati sono quelli ovviamente dell'occhialeria, che la fa un po' da padrone, ma sta venendo avanti abbastanza bene anche il settore del freddo e dei mobili. Poi c'è l'altro settore piccolo ma importante, che è quello dei servizi alle imprese, no? Questi servizi alle imprese di consulenza, piuttosto non quanto di consulenza ma di vendita di prodotti per la consulenza. Quindi c'è questa linea, filone che le imprese chiedono, che è quella di essere informati attraverso sistemi informatici o piuttosto la fornitura di servizi dedicati. Quindi le imprese da una parte stanno rivedendo il proprio core business e contestualmente anche la preparazione dei propri agenti. Ecco, e in provincia quindi la situazione anche dal punto di vista del ricambio professionale, a che punto siamo, come siamo messi? Ma io vedo nei nostri iscritti c'è un calo sistematico degli agenti, no? Non quanto iscritti ma quanto che si avvicinino ovviamente alla professione importante, interessante e anche molto bella, perché ti aiuta a interloquire con le persone, a capire dove sta andando il mondo della produzione. Ecco, sta un po' in calo, lo ripeto, è dovuto probabilmente anche dagli strascici del Covid, che ha lasciato molte macerie, diciamo, nel nostro settore, con una chiusura di mandati anche da parte delle imprese e agenti che devono trovarsi un altro lavoro. Allora, specificatamente magari scelgono, qui vanno nelle grandi imprese, senza fare nomi, della produzione degli occhiali, e perdono, diciamo, tutto quel montante di professionalità che hanno avuto negli anni. Però c'è un po' il ritorno, lo abbiamo visto quest'anno con le iscrizioni, un ritorno di alcuni giovani che seguono il settore ovviamente dei servizi, il settore anche delle nuove tecnologie, no? Ci sono settori dell'iFarm sostanzialmente che interessano moltissimo a questi giovani, e quindi insomma un po' di speranza la diamo certamente, però è un sistematico calo di questa professione. Ecco, ha toccato proprio un punto importante per una professione che prevede appunto anche viaggi e interazioni personali. Il Covid come ha inciso nella vostra professione? Cioè, che cambiamenti ha portato e che cambiamenti dobbiamo aspettarci anche da qui in avanti? Legata anche poi a una digitalizzazione anche dell'azienda sempre più spinta. Sì, per esempio non eravamo abituati a fare gli incontri professionali tra di noi, tra la mandante, l'azienda che produce, e gli agenti che sono sparsi sul territorio. Sempre più spesso vengono avanti i webinar, sempre più spesso vengono avanti questi rapporti, che ovviamente riducono i costi per l'agente, ma riducono contestualmente anche le provvigioni che l'azienda produttrice dà nei confronti dell'agente. Ecco, queste dinamiche qui prima del Covid non c'erano o erano molto molto limitate. Adesso si spostano di più le informazioni piuttosto che spostare le persone, e questo incide naturalmente. Io faccio solo una piccola panoramica: gli agenti di commercio, tutti, diciamo, il montante chilometri nel corso dell'anno è all'incirca di 6 miliardi di chilometri fatti, quindi capite l'incidenza anche sull'economia, perché uno che muove la macchina ovviamente genera costi ma genera anche ricavi per qualcun altro, e all'interno di questi costi, diciamo, sono parimentati all'incirca 2 miliardi
miliardi di euro di costi che gli agenti hanno, i 235.000 agenti hanno nei confronti dei propri fornitori, perché uno su tutti ovviamente è l'auto, no? Questo è l'ufficio con quattro ruote che gli fa fare tantissimi chilometri, ma gli fa anche montare il costo della benzina e tutto quanto, e del diesel, ovviamente ha inciso moltissimo su quella che è la redditività della gente, no? E quindi questa è una ricaduta importante da tenere in considerazione. Poi l'auto si cambia ogni 4 anni, 3 anni, 4 anni, sono dai 40 ai 60 mila chilometri all'anno, quando ha 200 mila chilometri l'auto è da cambiare. Ed è questa la questione importante con cui stiamo discutendo all'interno con il governo, a fronte di una postilla, una clausola del 2000, infatti quest'anno in corso di un decreto che riguardava ovviamente gli oneri fiscali, è stato demandato al governo di produrre una proposta fiscale per il 2024 nei confronti degli agenti di commercio. È un passo importante, perché questa nostra deducibilità dell'auto, che è ferma ai 25.822 euro, è ferma dal 1986, no? Quindi se allora si comprava una bellissima macchina con 25.000 rotti euro, allora 50 milioni di euro, adesso ovviamente se uno deve fare 40.000 km all'anno non prende un'utilitaria, ma certamente deve andare su una quota a un livello più alto, e questa deducibilità fa sì che ovviamente posso dedurre solo 25.000 euro anche se la macchina mi costa 50.000, ma è il mio ufficio, è come se io investissi sui miei muri, investissi sulle questioni, sui mobili d'ufficio, su quello che mi serve, una fotocopia di altro che mi serve per lavorare. E questo il governo, pare che questo governo l'abbia capito, insomma cercheremo di capire, adesso siamo addirittura d'arrivo con questa finanziaria, se c'è dentro, no, questo provvedimento. Sì, anche perché in 40 anni è cambiato il mondo, quindi è un po' anacronistico in effetti restare fermi. Diventa difficile, insomma questa è una professione bellissima, è entusiasmante, in certi versi aiuta a far crescere le persone, aiuta anche a confrontarsi, fa crescere davvero la persona, però bisogna dargli gli strumenti adatti, le questioni importanti, ci sono giovani davvero interessanti che nel mondo, nella panoramica del lavoro. Ecco, ci sono diverse aziende che prediligono il fatto di assumere questi agenti di commercio e di ritenerli agenti di commercio ma come dipendenti, ed è un po' una mortificazione sostanzialmente questo lavoro che nasce libero. Ecco, noi, il nostro sindacato ad usarci, quello di Belluno, quello nazionale, è l'unico sindacato che non fa parte di altre confederazioni, e questo ci rende liberi anche nelle discussioni e nelle trattative sindacali che facciamo in ambito nazionale piuttosto che in quello regionale. Vedo in questo contesto, anche in sede qui a Belluno, ci è venuto a trovare, siete venuti a trovarsi, un'interazione importante con gli agenti, no? Si sentono in qualche modo spaesati, no? Hanno necessità di capire dove andare, di vedere il proprio contratto, se va bene, se non va bene, se la propria zona di lavoro è contestualmente valida per fare dei lavori. Insomma, questo rapporto, affiancamento sindacale, è un rapporto che la gente sta chiedendo sempre di più, ed è questo è un motivo di soddisfazione per noi che facciamo gratuitamente questo lavoro. Ecco, ci sono anche altri temi che interessano la professione, mi viene da pensare, visto che comunque si parla di un'età media sempre più alta, c'è il tema pensioni che colpisce tutti e quindi non può non colpire anche la vostra categoria. E lì quali sono le questioni sul tavolo? Le questioni sul tavolo, ne parlavo proprio anche stamattina con degli agenti, sostanzialmente che arrivano a un versamento minimo di 25 anni nelle NASAR, abbiamo una nostra cassa di previdenza particolare, no? E questa segue la sua strada, deve avere 25 anni di versamenti, deve avere 67 anni di pensionamento e deve avere, fare una somma tra versamenti fatti, 25 anni e l'età pensionabile, arrivare a quota 102, se non ci arrivi non vai in pensione. Allora, questo è limitante, perché si arriva a un'età in cui fai te 40 anni su un'auto, cioè è davvero un lavoro
usurante al pari di un muratore piuttosto che di altri che hanno soggetti, hanno difficoltà diciamo operative. Questo è un lavoro che è sì bello, premiante, tutto quello che vuoi, ma è altrettanto difficoltoso da fare, no? E quando si arriva all'età di 60 anni, 62, non puoi essere penalizzato di arrivare ancora a 67, pur magari avendo versato 30 anni diversamente, ma perché hai fatto sempre questo lavoro. Allora ci si sta ragionando anche con questo governo di trovare delle forme diverse. Anche chi ha versato ha fatto l'agente per 15 anni, no? E ha fatto un versamento, lui e anche la sua azienda ha fatto un versamento nell'Enasarco. Ecco, questi si chiamano contributi dormienti. In Svizzera uno soggetto, un agente di commercio in queste condizioni, va a prendersi i suoi 50 o 100 euro alla data pensionabile di pensione. Da noi no. Da noi sono contributi persi. Questo è un altro elemento per cui l'Enasarco deve tenere in considerazione. E noi stiamo premendo moltissimo, noi siamo l'unico sindacato di agenti di commercio presente all'interno del Parlamentino e con due componenti all'interno della giunta dell'Enasarco, che è libero di condizionamenti che hanno sia i partiti che ovviamente anche le categorie sindacali. Quindi ci stiamo lavorando su questo, che è un elemento di garanzia per il lavoro svolto, cioè è un agente che deve avere riconoscimento della propria fatica, no? Che sia poca o che sia tanta, 15 anni oppure 25. E mandare un agente a 63-64 anni in pensione vuol dire anche un riconoscimento del suo sforzo, ma vuol dire ti do anche l'opportunità di lavorare ancora finché te la senti di farlo, ma con la garanzia che comunque alle spalle sono coperte da una anche pur minima pensione, ma che comunque c'è. Ecco, quindi si capisce che insomma tutto il mondo, il paese e le problematiche colpiscono anche la vostra categoria in maniera molto forte. E abbiamo ancora qualche minuto e farei anche un passaggio su capire meglio cosa fa Usarci per i suoi associati, cioè anche nella sede di Belluno cosa possono trovare i vostri associati? Beh, noi ci siamo spostati da Sedico, eravamo a Bribano, storicamente con la sede lì, abbiamo ritenuto ancora 3 anni fa di spostarci e di venire a Belluno ed è stata diciamo la mossa vincente. Abbiamo avuto rapporti diversi con gli agenti, sanno dove trovarci, siamo aperti il mercoledì mattina, il sabato mattina, abbiamo dei dipendenti, insomma abbiamo fatto crescere questa opportunità. Gli agenti se lo riconoscono, no? Io sono appena stato riconfermato anche come presidente per altri 5 anni, abbiamo cambiato lo statuto, rimodellato contestualmente alle necessità del mercato, però insomma dico è un piccolo sindacato, ma è un sindacato dedicato alla questione. Noi non ci interessiamo di altre questioni, ci interessiamo di quello che è il rapporto tra l'agente di commercio e le sue mandanti. Spesso mi arrivano qui degli agenti che mi dicono: caro Roccon, dammi un'occhiata a questo contratto, vedere se cosa ho firmato. Io non lo guardo neanche, perché un contratto già firmato è già chiuso sostanzialmente. Non venirmi a chiedere, dovevi venire prima, ecco. L'appello che faccio è questo, agli agenti che in questo mondo, tra l'altro le mandanti, le imprese stanno cercando agenti, io ne ricevo di comunicazioni, quindi l'appello che faccio è: cari giovani, affrontate questa professione, no? Se avete anche i titoli di studio poi ancora meglio, no? Affrontate, perché è una professione anche gratificante, no? Che vi apre il mondo anche della conoscenza e di tutto quanto, certo servono dei corsi, la formazione, le cose. Però l'Usarci chiede questo, no? Affiancateci, facceci lavorare meglio per il vostro futuro, non per il presente. Il presente conta poco, ma il vostro futuro, che è l'aspetto fondamentale di un contratto di lavoro, no? Non vedo perché se c'è un contratto di lavoro tra le imprese, vado da dipendente in un contratto di lavoro economico, collettivo, magari, qui non devo averlo, no? Devo pensare al mio futuro, devo pensare alla gratificazione di questo lavoro. Non è solo fatta di soldi, ma è fatta di rapporti umani. Ecco, noi cerchiamo questi, insomma, quindi l'Usarci è a fianco degli agenti per farli andare avanti serenamente su un lavoro che pensano. Noi abbiamo avvocati, abbiamo anche qualcuno che ci aiuta in questa funzione. Ripeto che questa è una funzione che noi facciamo gratuitamente, non è che a parte la tessera annuale che pagano, ma facciamo gratuitamente. Perfetto, grazie mille per averci ospitato, il tempo a nostra disposizione è terminato e noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di La Voce delle Istituzioni. Grazie a tutti voi.